Blanca, Diego e Samuel decidono di vendicarsi di Ursula di Centa, mentre Arturo confessa il suo segreto agli abitanti del quartiere. Le anticipazioni delle puntate di Una Vita, in programma dal 2 al 6 luglio nella penisola iberica, svelano che Blanca ed i fratelli Aldai decideranno di far impazzire Ursula di Centa, mentre Flora sarà liberata dal carcere. Infine Silvia scoprirà il segreto di Arturo, mentre i Palacios avranno un incidente stradale. Una Vita anticipazione, incidente stradale per i Palacios, Ursula impazzisce. Arturo rivelerà a Silvia di soffrire di cataratta. A questo punto la coppia appianerà le divergenze, mentre Blanca e Diego decideranno di far impazzire Ursula, tanto da farle credere che il loro figlio è nato morto. Blanca racconterà a Leonor la verità sul passato di sua madre, mentre Felipe cercherà di aiutare Flora, arrestata per la morte di Indo. Ma ecco arrivare il colpo di scena, Elpena si autoaccuserà dell'omicidio di quest'ultimo, mentre Liberto confesserà il proprio amore per i francobolli durante un'intervista. Ursula scoprirà che Carmen è sopravvissuta al suo attentato, tanto che la di Centa temerà per la sua vita. Antonito sarà trasportato all'ospedale dopo essere stato coinvolto in un incidente auto al ritorno da Cabrailo. Intanto gli Aldai celebreranno una messa in suffragio di Mois per far impazzire Ursula. Flora uscirà dal carcere dopo la deposizione di Elpena. Antonito diventerà zoppo in seguito all'incidente, e Esteban abbandonerà il vecchio quartiere di Acacias 38. Infine Silvia convincerà Arturo affinché sveli la sua cecità al resto del mondo, mentre Leonora assisterà ad una crisi isterica di Ursula. Arturo rivela di essere cieco agli abitanti di Acacias 38. Blanca avvertirà dei sensi di colpa nei confronti della madre, mentre le invenzioni di Antonito faranno andare Fabiana su tutte le furie. Agostina chiederà a Silvia di non insistere con il fidanzato, nel frattempo, Flora farà una visita ad Elpena in carcere. Ursula cercherà di capire dove si trova Mois dopo un confronto con la figlia. A questo punto la ragazza organizzerà un piano con la complicità di Diego e Samuel. Silvia chiederà a Felipe di trovare uno specialista per il colonnello. Trini scoprirà che Antonito sta fingendo la sua malattia davanti agli occhi di Ramon, mentre Inigo svelerà a Leonore e Antonito che sono diventati padroni della Deliciosa grazie ad Elpena. Ursula si dirigerà come una furia in soffitta per vendicarsi di Carmen, se non fosse difesa dalle serve. Arturo confesserà a tutta Acacias 38 di avere seri problemi di vista, Felipe invece rivelerà a Silvia di aver trovato un chirurgo disposto ad operarlo. Leonor farà notare ad Inigo quanto sua sorella tenga ad Elpena. Mentre Trini affronterà a muso duro Antonito,